Oggi, cari amici del verde, parliamo del periodo di potatura ottimale per andare a potare le nostre piante da frutto. Ci sono piante caducifoglie, come ad esempio le drupacee, le pomace, stiamo guardando proprio qua un pero. Caducifoglie significa che lasciano cadere le loro foglie durante l'inverno. Ci sono piante sempre verdi, come possono essere gli agrumi, stiamo vedendo qua dietro un arancio, o il nespolo giapponese, piuttosto che l'olivo. Insomma, ogni pianta ha un suo periodo preciso per essere potata in modo che si stresserà il meno possibile. Arriva gennaio, che possiamo potare? Possiamo potare le pomace, eccola qua. Possiamo potare quindi il pero, il melo e il cotogno e possiamo andare a potare la nostra vite e il kiwi. Arriva poi febbraio-marzo, che possiamo andare a potare quasi tutto. Possiamo andare a potare il kachi, il nespolo germanico, possiamo andare a potare il fico, il nocciolo, la noce, tutta quanta la parte delle drupacee, come l'albicocco, il susino, il pescome. Per quanto riguarda il ciliegio e il mandorlo, facciamo soltanto il taglio dei rami piccoli. Quelli grandi, se li dobbiamo fare, facciamoli in estate e poi ne parliamo. È giunta anche l'ora di andarci a potare il nostro olivo. Lui lo possiamo potare fino alle fini di marzo, perché fino a quel periodo la gemma dell'olivo non si è differenziata, quindi la gemma potrà nascere dalla gemma o un nuovo germoglio oppure la mignola, ossia il gruppetto dei fiori che poi ci darà le olive. È arrivato anche il momento di andarci a potare gli agrumi, facciamo la raccolta e a questo punto ci potiamo il limone, l'arancio, il pompelmo, il cedro, insomma tutti quanti gli agrumi. Quando è aprile-maggio ci possiamo andare a fare la potatura a verde, sul pesco e sul fico, ad esempio. A giugno invece ci andiamo a potare il nostro nespolo giapponese, facciamo il raccolto e poi facciamo la potatura. Luglio, il mese caldo, si vanno a fare le potature grandi dei rami, dei ciliegi e dei mandorli solo se siamo obbligati. Sono due piante che non amano essere potate, ma se dobbiamo farlo, questo è il periodo migliore, quando fa caldo, quando la pianta è in riposo vegetativo, in modo che quel taglio grande si secca, con il caldo, e per l'ora che arriva l'autunno, l'inverno, noi ci possiamo applicare un mastice cicatrizzante e proteggere questo taglio per sempre, perché quel legno è molto molto tenero e se non lo lasciamo scoperto, ben presto ci penetra la carie e ci distrugge l'albero. Spero ragazzi che questo veloce video sulle indicazioni di potatura degli alberi da frutto, il periodo esatto, sia di vostro gradimento. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio. Ciao ragazzi!